invieremo gli atti al collegio di disciplina, come prevede la procedura, affinché il collegio stesso possa avviare l'istruttoria. Il professor Giovanni Gozzini è sospeso dall'insegnamento, per adesso in via cautelativa. Lo ha deciso in queste ore il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, dopo aver pubblicamente condannato l'inaccettabile aggressione verbale nei confronti dell'onorevole Giorgia Meloni. Seguendo le procedure dettate dallo statuto, dice Frati, ho inviato al collegio di disciplina la documentazione da esaminare, proponendo per il docente la sospensione dal servizio per 3 mesi, in attesa della pronuncia del collegio dell'Ateneo, che si riunirà nei prossimi giorni. Il docente ha detto, il rettore ha la mia testa. Beh, è una locuzione che mi sorprende molto, perché ci tengo a precisare che il rettore non è il signorotto di una comunità feudale che può disporre a suo piacimento della vita dei suoi sudditi. Il rettore è il rappresentante di una comunità che ha delle sue regole interne. E per uno strano gioco del destino, l'Ateneo senese, meno di 2 anni fa, dovette affrontare un caso simile quando il professor Castrucci, sul social network, inneggiò ad Hitler. Per lui è arrivata la sospensione. Da capire se l'Ateneo senese adesso si comporterà in egual misura. Il fatto che si siano verificati 2 casi nel giro di un paio d'anni ci fa male, ripeto, ne siamo delle vittime, ma è importante che l'università reagisca. Cosa pensate di quello che ha detto il professor Gozzini alla Meloni? È un po' esagerato, non è il modo giusto per esprimere comunque un'idea su politica, perché ha offeso una persona e al di là dell'appartenenza politica è una cosa sbagliata, a prescindere. Guardi, non ho idea. Pensate al licenziamento? Il rettore, sì, però una sospensione, ma ora licenziare. Il rettore sono sicuro che avrà tutti gli strumenti per fare la scelta più adeguata e consona alla situazione. Se sul posto di lavoro uno facesse dei commenti del Su genere, qualsiasi persona non va bene, secondo me. quindi, Dovrebbe insomma. essere licenziato fondamentalmente, perciò mi sembra giusto che venga espulso, non so. Ognuno ha le sue idee, però chi professa la cosa, facevi la professione di idea fascista fa un reato.